quinta vittoria consecutiva, decimo risultato utile, quindicesima rete di Bomber Clemente, primo gol di Margarita e riconferma del primato in classifica. Si potrebbe riassumere così la ventunesima giornata di campionato nel gelido stadio Nazaret di Isola Liri, dove il Perugia trionfa per 2-0 su padroni di casa, sotto una pioggia battente. Un primo tempo piuttosto scialbo, con poche azioni degne di nota, ma anche con tante interruzioni che regalano ben 5 minuti di recupero solo nella prima frazione. Tanto possesso palla, molto gioco a centrocampo, ma poche le conclusioni a rete. Ed ecco che al trentesimo è l'Isola Liri a mettere i brividi in area biancorossa, con una punizione battuta da Raffaello, che con un rasoterra impegna prima Giordano, che non trattiene, e poi Borghetti, che spazza via definitivamente. Neanche un giro di lancette dopo, in prota, lanciato da Raffaello, spara al limite dell'area piccola, ma Giordano esce e salva. L'occasione al cinquantesimo potrebbe essere sui piedi di Clemente, che batte una punizione che si infrange però sulla barriera. Dopo il quarto d'ora di riposo, il Perugia rientra ancora più carico e convinto di prima, tanto che al terzo ecco che Grifoni sfiorano il gol. Traversone di Margarita a tagliare l'area, Moscati recupera e serve Clemente che in rovesciata tira tra le braccia di Coletti. È il preludio al gol, che all'ottavo nasce da un'intuizione di Anania. Cross del difensore per Clemente, che di testa insacca le spalle di Coletti, portando il Perugia in vantaggio. Intanto, mister Grossi effettua i primi cambi per ridare benzina ai suoi, che nel primo tempo hanno speso davvero tante energie per arginare e chiudere ogni spazio ai Grifoni. Al ventesimo Tozzi Borzoi si inventa un'azione personale, volata sulla fascia e missile sul secondo palo, ma la palla sfila fuori di poco. Ed ecco che il bis è servito al ventiquattresimo e questa volta a firma di Margarita, che si inserisce negli spazi da un rapido contropiede di Moscati, macinando più di metà campo per poi sparare una velenosa battuta sul secondo palo. Al 42esimo può scapparci anche il rigore, quando Benedetti, atterrato in area da Conte, lo reclama, ma l'arbitro sancisce solo un giallo per lui per simulazione. A questo punto l'Isola Liri sparisce e i biancorossi non fanno altro che gestire il risultato, facendo così il più bel regalo di Natale ai tifosi perugini. Si chiude così un 2011 fantastico. Si chiude l'anno in bellezza. Chiudiamo un grande anno da gennaio a dicembre, credo abbiamo fatto tante cose positive, quindi come abbiamo detto in tutte queste serate di auguri, di cene e di incontri, siamo estremamente soddisfatti e ci prepariamo a lavorare per far sì anche il 2012 sia un anno importante. Che partita è stata quella di oggi qui a Isola Liri? È stata una partita durissima nel primo tempo, con una squadra, noi su questi campi piccoli soffriamo, pesanti, piccoli, con terreno non sono eccezionali, non sono la miglior medicina per il nostro calcio. Abbiamo fatto un po' fatica, anche se abbiamo battagliato bene, loro hanno trovato un paio di episodi dove insomma ce la siamo cavati con Giordano per il rotto della cuffia, una ripresa abbiamo legittimamente credo vinto, perché abbiamo fatto la partita facendo vedere le categorie di differenza che ci sono con rispetto all'avversario, ma i giocatori si vedevano in campo erano diversi. Abbiamo trovato due gol e potevamo trovarne altri, siamo contenti così. Margarita è un giocatore che oggi ci ha dato, insomma, ci ha regalato una sorpresa in più. Margarita sapevamo che è un grande giocatore, ha avuto inizio di stagione travagliato, oggi soprattutto una ripresa quando si è abbassato un pochino, forse anche in chiave tattica nel primo tempo avevamo qualche problema proprio che giocavamo con i quattro davanti troppo in linea, nella ripresa come ci siamo messi un pochino più indietro con gli esterni, abbiamo sfruttato meglio i pochi spazi che c'erano. Margarita in quei casi è un giocatore eccezionale. In questi giorni si è sentito tanto parlare della questione di questo giovane Curti, insomma come stanno le cose allo stato attuale? Le cose stanno, c'è un preaccordo con la Roma, vediamo come va, il giocatore ha parlato con le società, vediamo cosa vuole fare, ci sono offerte importanti anche da Juventus, insomma vediamo. Quindi ancora nulla di deciso? Bisogna firmare in tre, finché non si è firmato qualcosa ufficiale in tre. Programmi invece per il 2012? Intanto cominciare a vincere la prima il 6, poi vincere quella dopo del 15 e andiamo avanti così. Programmi, abbiamo ancora un campionato da portare a casa e non è facile, è durissimo, ogni domenica si dimostra, non invito tutti al di là di, no, quando siamo lì la battuta in più ci piace a tutti, ma al di là dei voli pindarici noi dobbiamo pensare a chiudere questo campionato, abbiamo possibilità di anticipare un anno i programmi, sarebbe un delitto a questo punto farci sfuggire, dobbiamo rimanere concentrati sul pezzo.
altri 3 punti e una gran bella vittoria per il Perugia, un gran bel regalo di Natale. Sì, spero che i tifosi siano contentissimi di questo bel regalo che ci ha fatto la squadra, vittoria importante, meritatissima, affrontata con la giusta determinazione, il giusto piglio. E siamo stati bravi a sapere aspettare il momento giusto per poi colpire, affondare e portare a casa i 3 punti che ci fanno stare sereni in queste feste. Soddisfatto dei risultati fin qui ottenuti dal Perugia? Beh, devo dire di sì, perché se non lo fossi andrei proprio a cercare l'impossibile, quindi ovviamente sono soddisfattissimo. In questi giorni si è sentito tanto parlare di questo giovane Curti, come stanno le cose allo stato attuale? Allo stato attuale il Perugia ha firmato con la Roma un accordo per la cessione in comproprietà del giocatore con un riscatto fissato. E il nostro Nicolò Curti si è preso altri 2-3 giorni di tempo perché ha un'altra opzione da valutare. Speriamo che firmi per quello che desidererebbe la società, che ovviamente, come ho già detto, ha già firmato e siglato un accordo con la Roma, e spero che vada tutto per il bene del Perugia. Ci si aprirebbero dei canali importanti e non solo economici, ovviamente anche tecnici, perché come tutti ben sapete il settore giovanile della Roma è uno dei migliori in Italia. Quali sono i programmi per il futuro per questo 2012? Continuare sicuramente come abbiamo chiuso il 2011, e mettere nel canestro altrettante vittorie e chiudere in fretta il campionato al primo posto per poter dedicarci veramente a una C1 che incomincia a diventare un campionato che più ci compete. Tra il dire e il fare c'è di mezzo sempre il mare, quindi occhio, piedi per terra, andiamo a ricominciare a gennaio con la tranquillità che serve. Oggi un'altra vittoria del Perugia, la 5ª consecutiva, quindi insomma direi che è un bel regalo di Natale per tutti i tifosi biancorossi. Sì, lo è anche per noi sinceramente, perché è una partita difficile, complicata da cui venire a capo. Qui l'Aquila ci è riuscita a grossa fatica andando in svantaggio e lo stesso Canzaro ha pareggiato, quindi è un campo difficile, qui Risolini ha fatto molti dei punti che ha fatto in classifica, quindi abbiamo anche sofferto nel primo tempo un po' l'atteggiamento tattico degli avversari che ci ha invariato il centrocampo, non ci ha consentito di sfruttare bene le fasce e quindi secondo me abbiamo cambiato qualcosina, però in questo vi faccio i complimenti ai miei ragazzi che hanno mantenuto i nervi saldi e sono rimasti sul pezzo e hanno trovato il giusto premio del loro lavoro. Infatti un primo tempo un po' più spento rispetto al secondo tempo, dove poi sono uscite fuori 2 reti, tra l'altro 15ª stagionale di Clemente, sul quale non so, vogliamo spendere altre parole, e invece gran sorpresa di Margarita, che comunque insomma gli mancava soltanto il gol. Sì, Daniel lo aspettava, siamo contenti che l'abbia ottenuto perché lo merita per il lavoro che sta facendo fino adesso e ci auguriamo che ce ne metta anche tanti altri perché ha i mezzi per farlo. E per quanto riguarda Gian Piero, è stato bravo perché ha cominciato la partita subito con un brutto colpo subito da un avversario, c'era possibilità di innervosirsi, invece ha mantenuto la calma, ci ha dato la possibilità di vedere la sua classe nel secondo tempo, l'abbiamo abbassato un pochino scremandolo un po' dalla marcatura e ha trovato il guizzo giusto per darci là la vittoria. Daniel Margarita, hai fatto un bel regalo ai tifosi del Perugia oggi? Ma sì, era quello che volevo da tempo, diciamo che la squadra mi ha aiutato in questo. Va bene così, a parte il gol, oggi è stato il secondo tempo, abbiamo fatto una grossa prestazione, i risultati si sono visti. Cos'è che c'è stato nel primo tempo che non è andato? Perché un primo tempo dove comunque un Perugia che giocava abbastanza bene, costruiva, poi però non c'erano mai azioni pericolose. Sì, ma più che demerito nostro è stato merito dell'Isola Liri, che ha fatto un primo tempo molto vivace, ci pressava molto, non ci permetteva di fare le giocate che avevamo preparato in settimana e anzi abbiamo pure rischiato di andare sotto di un gol, quindi complimenti anche all'Isola Liri. Noi eravamo consapevoli che non poteva reggere 90 minuti così. Secondo tempo, dopo il mister ci ha cambiato di modulo e dopo una bella strigliata negli spogliatoi abbiamo cambiato faccia. Adesso ci sarà qualche giorno di riposo, poi si riprenderà di nuovo la preparazione, poi ad anno nuovo insomma di nuovo si ricomincerà con il campionato. Quindi come sta la squadra insomma in questo momento e come pensate di riprendere? Ecco? Ma la squadra sta benissimo, non può che stare bene, 45 punti sono tanti nel girone d'andata, anzi moltissimi.
Che dire, dobbiamo riprendere il girone di ritorno con la stessa fame di questo girone d'andata per poter chiudere al più presto la storia della promozione. Altra vittoria del Perugia, quinta consecutiva, un campionato in cui state facendo benissimo. Sì, è ancora una vittoria importante fuori casa, siamo arrivati a 45 punti, è un risultato importante. Ora dobbiamo continuare dopo la sosta, ci rilassiamo un attimo e poi continueremo così, continueremo a far bene, insomma. Che clima si respira di là nello spogliatoio con i tuoi compagni? No, è bello perché sicuramente quando si vince si sta bene, poi è un gruppo bellissimo, fatto di tanti giovani, anche i più esperti sono molto disponibili, è un bel gruppo, speriamo che i risultati continuino a venire, ma penso che non ci siano problemi, è un gruppo forte. Senti, nella seconda parte dell'anno insomma si ricomincerà il 6 gennaio con il campionato, in mezzo alle feste, come pensate di arrivare insomma alla prima partita di ritorno? Ci alleneremo insomma al massimo per cercare di riniziare bene, tra l'altro probabilmente giocheremo in notturna, quindi è sempre un bel palcoscenico il Curi di sera, cercheremo di ripartire con una vittoria, quello che vogliamo, e speriamo di ottenerlo. Troppi risultati positivi non è che vi fanno insomma calare l'attenzione? Ma no, perché penso che insomma ormai abbiamo assunto una mentalità vincente e vogliamo continuare così. Poi c'è tanta concorrenza in squadra e fa molto bene perché siamo sempre chiamati a rispondere positivamente in campo, altrimenti c'è sempre qualcuno insomma che può togliere il posto, giustamente, perché siamo tutti giocatori importanti. Mister, che partita è stata? Ma partita difficile contro una squadra importante. Abbiamo fatto un grossissimo primo tempo, creando anche due occasioni importanti dove con un pizzico di fortuna in più si poteva passare anche in vantaggio. Però poi è uscito fuori il valore della squadra del Perugia, una squadra organizzata, squadra importante, i giocatori più esperti di maggiore classe come Clemente e Margherita hanno fatto la differenza. Due minimi errori, abbiamo subito due gol. Tirando un po' le somme, visto che avete affrontato già tante squadre, il Perugia le sembra una delle squadre più forti insomma, di questo campionato? Sicuramente di quella che ho visto fino ad oggi credo che la squadra più forte e più organizzata. E ha due o tre giocatori di spessore che fanno la differenza, perché Clemente in questa categoria è un giocatore aggiunto però anche come a livello di gioco, a livello di compattezza di reparti, ho visto una squadra organizzata, penso la più forte di questo girone e sicuramente è la squadra che vincerà il campionato. Quali sono gli obiettivi invece di Solalieri? Ma noi sicuramente lotteremo fino alla fine per rimanere in questa categoria con una squadra molto giovani, e sicuramente faremo il possibile per rimanerci, perché è una categoria importante dove una città come Solalieri è importante per tenerla questa categoria, perché insomma una città piccola come Solalieri insomma fare la Serie C già è un grosso onore insomma.